Ieri, cara la mia Vanessina, hai svaligiato Zara! Hai svaligiato Zara, ti sei rifatto tutto il guardaroba di quest'anno e vuoi far vedere un po' che cosa hai comprato e magari proviamo anche qualche outfit? Ma c'è anche questa bimba che ha acquistato da Zara ieri, non agli stessi livelli di Vanessa, ma anche lei, insomma, ha comprato qualcosina, vero? Sì. Perché tu vivi un po' di rendita da tua sorella, quindi di vestiti ne hai tanti, però qualcosa di nuovo compriamo sempre. Va bene, allora, facciamo vedere un po' i sacchettoni. Due sacchettoni pesantissimi, ragazzi, super pesanti. Allora, mettiamo tutto sul letto di Vanessa e prepariamo gli outfit, poi ve li provate, così poi i nostri cucciolini decideranno con quale outfit state meglio e magari con cosa andare a scuola domani, in base anche alle temperature. Ammazza, oh, mazza dai, ma c'è, ragazzi. Mamma mia, che ordine! Devo dire che la commessa di Zara è stata gentilissima a piegare le cose così. Grazie! Dopo che ti abbiamo lasciato 400 euro, un pochino più di impegno. Certo che tu, amore. Ecco, altro sacchetto. Ma ora, ma ragazzi, ma vi rendete conto di quello che c'è qua dentro? Sì, ma non mi piace che sono buttati tutti. Ma allora, Anastasia, è tutto nuovo, per favore. Già sono buttati lì da ieri. Questa è la tua tuta che già era stropicciata ieri quando l'abbiamo comprata, chissà oggi. Oh, Anastasia, perché tu sei la più grande, sei quella che cresce e devi comprare le cose ogni anno. Mentre lei compriamo un pochino, ma ci sono anche le tue cose. Anastasia, io adesso prendo tutti gli abiti di Zara e li butto nella spazzatura. No, non te lo raccolgo, te lo raccogli tu. Allora, non si capisce niente. Anastasia, prendi le tue cose e mettile da una parte. Questo. Ok, va bene. Mentre questo è solo di tutto questo e di Vanessa. Io direi di partire prima da uno e poi dall'altro. Perfetto. Dai, fate la conta. Giuco, 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 io so no. Giuca, 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 io so no. Sì, inizio Ok, inizia Vanessa, quindi Ani. io. No, vai, inizio io, però lei mi dà delle cose. Quello è vero. Ok, ragazzi. Ok, ragazzi, iniziamo con i vestiti. Iniziamo con... Questi pantaloni. E non hanno mai tipo una tuta, allora mettiamo una maglietta. Questa va bene. Mettiamo questa maglietta con questi pantaloni. Arrivo! Non l'ho fatta, guardate. Vi piace? Lo metto sul capello. Vi piace? Bello, eh? Questo è molto bello. Metto 10 su 10. 10 su 10, molto bello. Va bene. Ora mettiamo, ce ne sono un sacco. Mettiamo questo che è una tuta, non è uguale 9. Questi pantaloni. Bella, vero? E se non capite il colore verde acqua. Caduto. Arrivo. Ci metto anche, non è questo parte della tuta, però ho comprato questo giocattino bello, allora lo metto, guarda, questo lo metto con voi, perché solamente un giocattino, ma no, non l'ho messo l'altro, ok, guardate, ditemi se vi piace, guardate questo, pure questo è molto bello, scavello anche per scuola, è molto bello e dico 9 su 10, molto bello, molto bello. Mettiamo questi pantaloni.
Ma se ne controlli, ma vabbè, non fa niente, vero? Vino sul letto, tutta viola, tutta bella, tutta bella. A me piace molto. Molto, ma molto. Ma molto. Arrivo. Questa maglietta con un fiore dentro, lilla, bella, che bella. E c'è scritto sotto. Boh, non capisco. Perfetto, arrivo. La maglietta la faccio vedere così perché posso andare solo il capello. Mi piace molto bella pure questa, molto elegante, molto bella e molto fantastica. Come prossima maglietta mettiamo perfetto, ma sono uguali, ho quella di prima. Ah no, molto bella anche questa, la non si incazza. Fatta pure questa, molto bella, lilla, molto bella. Come ultima maglietta mettiamo questa. Ah, okay. Questa, con i fiori, pure questa molto bella, Carino. Cosa hai fatto? E hai fatto, ok, molto bella. No, ho scritto. Molto bella anche questa. Ora vado a prendere tutti i vestiti, li mettiamo sul letto e li fighiamo. Pantaloni e la maglietta qui addosso. Ok, mettiamo i miei scapelli e poi vi faccio vedere quando ti dato perché non riesco a farli vedere, anzi forse le volta li mettiamo insieme e lo facciamo insieme. No, sei così bello. Fieghiamo, riprendiamo e rifieghiamo. Perché è la tastina? Se guardate bene c'è la tastina dove c'è il fiore. Wow! Maglietta su, maglietta su. Ricapitolando. Yeah! Ora li mettiamo nel cassetto, venite con me. Apriamo il cassetto, disordinato. Prendiamo magliette. E mettiamo la giacca, dove la posso mettere? Lo so. Accendo la luce, apro l'armadio. Ce l'ho fatta. Aia, che male. No, non voglio riniziare, per favore. Ok, apriamo qui, metto qui e li mettiamo qui. Finito! Andiamo, ciao! Allora, Anastasia, facciamo una cosa. Vai di là e ti riprendi da sola. Vai. Ok? Ce la fai? Mamma mia, poveri vestiti, come li vedo male. Ciao, Ani! Mi raccomando, quando ti cambi, chiuditi in cabina armadio, Capito? Sì. Sicura che hai capito? Sì. Ok. Ciao, ciao! Addio! Ok, siamo rimaste sole e solette, mentre tua sorella, sì, fa da sola. Ciao. Mi aveva preso il piede. Ma poi sposta. Ritira, subito. Allora, primo outfit. Outfit. Domani piove? No. Come no? Non piove. Primo outfit, questa maglietta con... L'orsacchiotto. Questi jeans bellissimi. Ok. Bravissima. Perfetto. Sei più brava tu della commessa che ci ha piegato i vestiti ieri. Secondo outfit, la camicia con sopra questa. Questo è bellissimo. Questa è una mantella che è morbidissima. Finalmente ti sei convinta a mettere una. Questa qui è bellissima. Tu questa la puoi portare anche a scuola e metterla durante le lezioni se hai freddo. E questo jeans. Perfetto. Terzo outfit. Questo qua che è morbido. Sì. Tipo quando mi fa veramente freddo. Sì. Sentire, che bello. Con? Con il suo pantalone. Wow, ma che meraviglia. Ma sai che sei di un'eleganza. Poi i nostri cucciolini devono votare qual è l'outfit più bello. Ok.
Benissimo, ma sei bravissima a piegare, Vane. Quarto outfit per Vanessina, pantalone bellissimo, è il mio preferito con le tasche laterali, quando poi lo proverà capirete. E maglioncino bianco a righe, stupendo anche questo. Bellissimo, sì sì. Quinto outfit. Maglietta, guardate questo outfit. Questo outfit maglietta è speciale per la grigia della Arizona Tour. Pantaloni questi. Questo pantalone della tuta bello. E felpina, ragazzi. Secondo me Vanessa domani a scuola va così. Vero amore? Può darsi, può essere. Bellissimo. Ultimo outfit per Vanessina. Questa è felpa. Diciamo che è un po' leggera però. Forse è ideale per adesso. Ultimo outfit, un'altra tuta. Quindi magliettina della New York e pantalone. Wow, bellissimo. Bene amore, adesso non ci resta che provare tutto. Aspetta. Ciao Vane. Vanessa, dove sei? Sì. Calzette. Oh, che forte. Va bene amore, iniziamolo? Sì. Iniziamo a provare? Quale provi? Il primo. Ok. Quindi pronto di partenza, via! Ecco a voi, Vanessa! Wow, outfit numero uno, magliettina della California con jeans, un azzurrino chiaro, grigio. Votate, votate cucciolini, votate per questo outfit di Vanessa. Outfit numero due, Vanessa entra. Wow, no ma sei bellissima Vane, stai benissimo, sei bellissima. Ma mi pare che manca qualcosa su questo outfit. La mantella, guardate un po' che bellina. Stai benissimo. Ti trovi bene con la mantella? Sì. A tuo agio? Stai benissimo, amore. Outfit numero 2 per Vanessa. Votate cucciolini. Ciao, hai finito? Sì. Hai fatto vedere tutto ai nostri cucciolini? Sì. Benissimo, amore. Sono troppo curiosa di vedere che cosa hai fatto, il video che hai girato. Sai che sei bravissima a fare i video da soli e sei molto simpatica. Prego, amore. Allora, noi finiamo quello di Vanessa e poi facciamo i saluti, ok? Bene. Ciao, amore. Ciao. Outfit numero 3 per Vanessa. E qua siamo alta classe, alta moda. Sei una modella su una passerella. Bellissimo questo completo, Vanessa. È un po' pesantino forse per adesso, sì. Ma io direi che lo si può utilizzare nelle occasioni più belle, che possono essere il Natale, il Capodanno. Stai benissimo. È morbidissimo, io già me lo sento addosso, sì, si vede. Cucciolini, votate. Cucciolini, siete pronti per il quarto outfit di Vanessa? Intanto cominciate a pensare tra i primi tre qual è quello che vi piace di più. Però adesso non perdetevi il quarto e il quinto outfit di Vanessa. Ma allora, ma qui abbiamo una modellina, non abbiamo una bimba, ma stai benissimo. Io amo questo outfit. Io amo questo outfit, per me è il numero uno. Che eleganza, Vanessa. Cioè, dormire così sarebbe il top. Ti svegli che sembri nelle nuvole. Che bello. Stai benissimo, Vane. Mamma mia, come mi piaci. Bene, cucciolini. Scommetto che questo outfit vi ha un po' fatti andare fuori strada. Ma adesso prepariamoci all'ultimo e semplicissimo outfit. No, due. Ah, ancora due. Ok, benissimo. Meglio ancora. Prego, Vanessa. E il tuo quinto outfit abbia inizio. Ale. Wow. Sì, bellissima. Comodissima. Puoi andarci anche a scuola, non è che ci devi far palestra per forza. Posso andare anche domani. Infatti, secondo me sì, potresti farlo domani. Guarda, tocca. Sentire? È in rilievo. Ah, è in rilievo, che bella, bellissima. E la felpina, amore? Manca la felpina. Vero. Manca la felpina da aggiungere. Sì. Chiudiamo gli occhi. Chiudo gli occhi. Vanessa non vuole che la guardo mentre si prepara, ma anche per me deve essere una sorpresa come per voi. Apro gli occhi? Eccola, super sportiva la mia Vanessina, stai benissimo. Complimenti Vane, stai bene con tutto. Bene cucciolini, se l'allacci. Tipo poco però. Va benissimo. Bello. Magari vado domani. Va bene amore. Con la felpa e non con il giubbotto. Sì, anche perché questa felpa è felpata dentro. Sì, ma guarda. Va bene cucciolini, votate. E adesso siamo pronti per l'ultimo semplice
outfit. Pronti per l'ultimo outfit di Vanessa? Eccola qua, adesso sì che possiamo dire che sei semplice e super sportiva. Bellissima, luminosissima. Hai le tasche? No. Non ci sono le tasche in questa tuta, fatti vedere. Si pettina mentre prova i vestiti. Ha questa passione per i suoi lunghissimi capelli. Bella amore, bella, sei di una luce unica e fantastica. Va bene, ok, abbiamo finito con gli outfit, quindi adesso non ci tocca che chiamare Anastasia e facciamo i saluti. Anastasia, sei tornata e con che cosa sei tornata? Ma che belle le magliette, sono stupende! E ragazzi, preordinate entro il 30 settembre perché poi non ce ne saranno più, quindi cosa aspettate? Preordinatele! Insieme alle unghie sul sito www.vanityglow.shop. Ciao! E mi raccomando, scrivete quale outfit vi è piaciuto di più.